I ragazzi sono all'esterno per il tradizionale mercatino dei libri. Ancora poche settimane torneranno tra i banchi con non poche novità. Nei tre plessi che raccolgono le scuole Massari, Galileo Montello di Bari sono circa 900 gli alunni che si preparano al ritorno a scuola. Un'attesa vissuta con intenso lavoro anche dal personale scolastico che in questi giorni sta tirando a lucido la struttura per il suono della prima campanella. Ci sarà da adeguarsi alle nuove indicazioni arrivate dal Ministero, ma salvo evoluzioni inaspettate dei contagi, almeno per la ripartenza le prospettive sono positive. A spiegarlo è stata la dirigente scolastica dell'istituto, Alba De Cataldo. Viene meno ovviamente la quarantena, ci sarà l'isolamento per i soggetti positivi che però non potranno soffrire della didattica digitale integrata, viene meno il discorso dell'obbligo vaccinale dei docenti, così come il controllo del Green Pass dei visitatori in entrata e in ingresso alla scuola. Viene meno l'utilizzo del dispositivo di protezione individuale, quindi della mascherina, che potrà essere utilizzata o su base volontaria oppure in caso di soggetti particolarmente fragili, quindi parlo sia di personale scolastico che di alunni. Viene meno soprattutto il distanziamento, a meno che ovviamente non ci siano delle recrudescenze, per cui diciamo, ritorna il compagno di banco. I 2 anni complicati appena trascorsi lasciano però in eredità qualcosa di positivo, dagli investimenti nel potenziamento degli strumenti multimediali a un approccio diverso nell'uso della tecnologia, anche per consentire di partecipare alle lezioni a tutti gli studenti bloccati a casa per un lungo periodo. Nell'autonomia dei singoli istituti ogni scuola potrà decidere anche di mantenere ciò che di buono abbiamo imparato durante questo periodo e quindi eventualmente l'utilizzo della didattica digitale integrata per gli alunni che per qualche motivo ovviamente documentato da certificazione medica non possono essere presenti fisicamente a scuola, quindi si stabilirà un periodo che potrà essere di 2 settimane, di 10 giorni, adesso non so, lo vedremo domani in occasione del collegio, si stabilirà quindi di poter garantire a questi bambini comunque la presenza, anche se a distanza, nelle aule scolastiche. Per quanto riguarda anche gli organi collegiali, si potrà anche decidere di continuare eventualmente a fare delle riunioni anche a distanza.